Hakuna Matata ragazzi e ragazze, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Clash of Clans, mi raccomando bello codicino in su. Se vi va di supportarmi, codice Ciccio Gamer 89 negli shop di Supercell, di Fortnite, un po' da tutte le parti. Clash of Clans, signori, assalto in attacco. È tutto da assaltare. Andiamo sulla cava del Goblin, se non erro, no, del Golem. E in realtà io non ho ancora ben capito la situation. Questo, vi devo dire, mi sono divertito parecchio con questa roba qua. Quindi perché non ripetere? Che secondo me ci può stare. Cerchiamo di capirci qualcosa però, eh. Vediamo se io ne mando tre per il momento. Se io ne mando tre per fare apriporta, no? Perché adesso io... Andiamocene due qua. Io non lo so. Io provo. Io provo, ragazzi. Provo perché voglio imparare. Tre anche di qua. Ma forse qua mi conviene mandarli tutti quanti insieme. Perché se li mando tutti quanti insieme posso utilizzare le cure. O sbaglio? Perché fino a mo non ne ho utilizzata mezza di cura. Non è facile utilizzare le cure. Questo l'ho capito. Vediamo se ci passano automaticamente dentro. Sì, hanno preso tipo 1 milione di danno. Ditemelo se secondo voi gioco bene, se gioco male. Cioè, se sicuramente posso migliorare. Assolutamente. La cura, la seconda cura credo che sia stata perfetta, eh. Credo veramente sia stata perfetta. Il Rocket mi fa dei danni ancestrali. Ma ti devo dire che... in fin dei conti non è stato malissimo. Che dite, sempre lo stesso? O ci vado con più cattiveria? Perché scusatemi, fatemi fare un attimo una ricognizione. Quante difese aeree c'ha? Un botto. C'ha una caterba di difese aeree questo qua. Quindi in realtà secondo me l'attacco non va bene. E se io arrivato così... Sapete che c'è questa volta, secondo me? Mi va. Quindi modifico... Vediamo un po' che cosa... Esatto. Sicuramente loro sono le top. Perché secondo me questa volta vanno molto più di loro. Che devono rompere un po' tutto, no? Secondo me. Sapete, secondo me potremmo fare una roba del genere. Proviamo? Attacchiamo, dai. Voi se ci avete consigli, come sempre, sapete. Ok, vediamo che succede. Ok, vediamo. Vediamo quello che succede, raga. Io voglio capire. Voglio davvero capire. Perché loro servono a rompere i muri. E basta. E basta, servono a rompere i muri e basta. Poi gli arcieri mi vanno a sistemare questa robetta qua. Sicuramente se io mando degli arcieri qui, che quelli mi fanno dei danni catastrofici. Mo penso che tutti gli arcieri siano oltremodo esplosi. Allora togliamo questo. E io farei così. Vado a curare, perché sono veramente messi malissimo. Io continuerei la cura, sinceramente, eh. Sinceramente. Questo attacco è stato meno efficace di quello di prima, lo ammetto, tantissimo. Raga, non è mica facile. Quindi, attacco, modifichiamo l'esercito. Questi abbiamo già aperto tutto. Quindi, sapete che c'è? Io voglio provare a vedere se full draghi. E vado a fare una furia e vado a fare così. Riusciamo a fare qualcosa di buono. Perché le loro difese mi sembrano un po' bassine. Comunque. Vediamo tutto quanto insieme. Mando la furia. Mando anche un'altra cura qua. Che secondo me ci può stare. Vediamo, eh. Vediamo, perché l'ho detto, le loro difese non mi sembrano gigantropiche. Forse potevo utilizzare meglio le... Non lo so. I Rocket, raga, veramente fanno un male.
Ok, beh, i draghi sono molto potenti. Il problema è che lì è pieno di difese aeree, raga. E non credo che... Ok, almeno qualcuno ha sparato. Questi si curano. Beh, diciamo che con il prossimo attacco sicuramente riusciamo a portarci a casa un po' tutto. Se riusciamo a togliere quella difesa lì sarebbe eccezionale. Ok. Peccato, raga. Guardate che attacco mi tocca sprecare per... per il prossimo, veramente un peccato enorme. Potevo giocarla sicuramente meglio. Quindi di nuovo attacco. Guardate, modifico l'esercito e faccio direttamente tutti questi. Ce la dovremmo fare senza alcun problema. Cioè proprio easy easy easy. Poi mi sa che loro passano pure attraverso... non so, che cos'è quello? Ah, ok, quindi c'è qualcuno... che tra l'altro si butta con le ali. Ma non tutti, me sa. Non tutti, me sa. Peccato però, eh. Potevo sicuramente giocarla molto meglio anche questa. Dico la verità. Quanti attacchi ho usato? 3? 4. 4 attacchi per chiudere il villaggio. Vabbè, l'ho chiuso da solo, eh. L'ho chiuso da solo, non mi sembra male. Vediamo lui come procede. Tipo con 1 milione di barbari che stanno implodendo. Anche con i maghi. E i maghi sono fighi, eh. Pure i maghi sono belli fighetti, eh. Quindi lui ha fatto l'attacco full quello con i maghi. Però sapete, non so se lo chiude. Perché peccato, perché se non lo chiude pure questo è un attacco che poteva essere chiuso. E invece no. Invece... mamma mia, che peccato, raga. Lui l'ha fatto probabilmente... non lo so se in 2 attacchi. Non ne ho idea. Peccato, peccato. A me mi rimangono altri 2 attacchi, ma non me va Però vedi, per esempio, questo non va bene. Cioè, perché tu stai attaccando... Chiudilo il villaggio che hai attaccato. Magari mi sbaglio. Vediamo un attimo... Ok, ha buttato degli spawn in giro. Vediamo, eh. Vediamo, eh. Cominciano a uscire le guardie. Forse per far esplodere le bombe, le trappole. Mi immagino una roba del genere. I maghi sono forti, questo c'è da dirlo, eh. Ok. Sì, diciamo che questi sono molto un apriporta. Tra mille virgolette. Sto cercando di capire. Sono serio con voi. Ok. Ah, è più o meno l'attacco che ha fatto prima. Identico. Identico, 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 ragazzi. Sì, un po' di bordello comunque l'ha fatto, eh. Non è che non l'ha fatto. Vedi? E poi fa così. Va bene. Io intanto lo lascio fare con i suoi villaggi. Perché non mi metto in mezzo. Ovviamente io ho ancora 2 attacchi. Possiamo partire lì. Possiamo partire qui. Secondo me il primo non è male, modificare l'esercito e fare con un po' di arcieri per andare a pulire. Perché la furia, ho visto che non è che mi serve a tantissimo. Allora a sto punto è meglio mettere uno che spona, secondo me. O forse pure di più. Perché l'ho visto molto interessante questa cosa del far spawnare guardie, guardigliole. Non mi sembra male. Perché qui ce la facciamo. Vediamo che succede se faccio così, eh. Ok. Io volevo fare un attacco un po' così. Vediamo, magari è un attacco buttatissimo. Me ne rendo conto. Vediamo, eh. Perché devo capire, ovviamente. Ok. Guardate, brutto, 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 bruttissimo, bruttissimo, iper, iperissimo, non mi sembra. Boh, poi magari ai miei occhi, però potrebbe essere effettivamente che è stata una schifezza gigante, eh. Cioè, me ne rendo conto, potrebbe essere veramente una schifezza enorme. Qui stiamo pulicchiando. Non lo so, secondo me è una schifezza. Fatemelo sapere nei commenti che cosa ne pensate, eh. Però un po' aperto.
I draghi, madonna, quante difese aeree. Tantissime. Tantissime difese aeree. E là sopra stiamo pulendo. A me serviva anche questo. Non mi dispiaccio. Non credo che questi arcieri, oltre questa... questa casupola, possano fare altro. Quindi in realtà penso che la resa ci sta. E io riattaccherei. Io riattaccherei questo, modificando l'esercito, perché secondo me questo non va bene. Non va bene. Che cosa utilizzare? Perché vi giuro, non è così semplice per me. E possiamo fare un po' dei giganti. Ma giganti, raga, quello siamo pieni, zeppi. Tipo così. Vado un po' too much, vado, eh. È un po' difficile. Proviamoci, dai. Tanto dobbiamo imparare. Forse non avrei messo di nuovo quelle. Se me partono tutte è un godimento, dico la verità. Ok, andiamo a finire. Ah, ho messo i cannoni. Cioè, in realtà ho sbagliato. Cioè, in realtà io non volevo mettere i cannoni. Vi dico la verità. Vi dico la verità come... come sempre. Ho messo i cannoni, ma... non volevo mettere i cannoni. Vabbè, magari facciamo una cosa buona. Magari no. Magari sì. Gli arcieri sono molto forti. Questo c'è da dirlo. Sì e no. Sì e no. Perché abbiamo pulicchiato comunque. Non è che non abbiamo pulicchiato. Questi faccio così. Gli arcieri mi piacciono tantissimo, proprio come la gestiscono. Ok, pure i cannoni sono forti però, eh. Peccato quello, perché se mi toglieva il cannone era una roba indefinita. Madonna, che cannonone. Che cannonone. Eh no, tanto non passeranno. Dai, ci sta però. Ci sta, dai, va bene. Va bene, potevamo fare sicuramente meglio, ma potevamo fare anche molto molto peggio. Signori, vi voglio bene. Ci vediamo al prossimo appuntamento con il vostro C89. Vai, dai, poteva andare molto molto peggio. Datemi consigli, mi raccomando.